Terremoto? Attività vulcanica? Maremoto? Chi sorveglia questi fenomeni? L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha 3 sale operative e sensori su tutto il territorio per garantire la sorveglianza dell'attività sismica, vulcanica e dei maremoti. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La sala operativa dell'Osservatorio Etneo a Catania si occupa soprattutto dello stato di attività dei vulcani siciliani. Gli strumenti installati sul territorio consentono di registrare i segnali, anche impercettibili, generati da ogni vulcano monitorato. I dati registrati da questi strumenti sono trasmessi in tempo reale alla sala operativa. Il personale di sala analizza ed interpreta i segnali ricevuti, allertando la Protezione Civile e le autorità competenti quando i fenomeni sismici o vulcanici osservati sono rilevanti per la sicurezza delle popolazioni. Ad esempio, in caso di terremoto con magnitudo uguale o superiore a 2.5 o avvertito dalla popolazione, ed anche in caso di sciame sismico. In caso di attività vulcanica, la sala operativa segnala l'eventuale presenza di nubi di cenere vulcanica e anche la ricaduta di cenere al suolo. Questo perché la cenere potrebbe compromettere la sicurezza dei voli aerei e del traffico veicolare su strada. La sala operativa Etnea ha anche il compito di allertare le autorità competenti nel caso in cui si aprano bocche eruttive in grado di produrre flussi lavici potenzialmente pericolosi per le infrastrutture e per i centri abitati. Con una fitta rete di sensori e 3 sale operative, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sorveglia da vicino e in tempo reale i fenomeni vulcanici e sismici del nostro paese e i maremoti nel Mediterraneo. Così, grazie a un'attiva collaborazione con i cittadini e la Protezione Civile, contribuiamo a mitigare i rischi naturali. Noi ci siamo, sempre.